Volevo raccontare una prima volta speciale di un ragazzo che aveva una disabilità e quindi rispetto, diciamo, alle paure, alle ansie, ai timori che tutti comunque i ragazzi hanno nell'affrontare la prima volta, diciamo, c'era qualcosa di più... di più difficile, diciamo, interiormente, emotivamente, e ho avuto la fortuna di incontrare persone con questa disabilità che hanno storie d'amore bellissime con persone non disabili, e da lì piano piano questo progetto ha preso sempre più forma ed è diventato questo film. Siamo Francesco. Ho visto il direttore della fotografia! C'è in diretta! Lo dovevo dire! Giulio, come on! Questo è il direttore della fotografia. Ciao. Allora, tieni Mauro. Mi sembri, ti sembri un'inviata, Gwendalina Zampagni, da Roma e tutto. Allora, io tengo a dire che questo film non tratta esattamente la disabilità. È un film che cerca di svelare quanto tutte le persone hanno diritto all'amore. Quindi anche una persona che apparentemente è, come dire, anormale, no? E invece di come c'è più difficoltà tra le persone che sono apparentemente normali, c'è più difficoltà all'amore che invece un ragazzo disabile. Ecco, più questo. Infatti io poi mi innamoro di questa fantastica donna che è Gelsomina. Ti passo la parola, da Roma è tutto. Ecco, Gelsomina, che dico? È stata la mia prima esperienza e anche prima esperienza a lavorare con mia madre. E bellissima, e il film io l'ho visto proprio nascere, ho visto mia madre che scriveva le prime bozze, le ho lette, ho visto quando la sceneggiatura è cambiata, tutti i problemi dietro, e quindi poi stare nel cast è stato ancora più emozionante, bellissimo. E ora io. Ok. Sì, io faccio la fidanzata del migliore amico di Francesco, e siccome loro stanno sempre insieme, io sono così tanto gelosa che dico: ma perché non troviamo una fidanzata anche a Francesco? E quindi diciamo che molto fiera mi viene questa idea di poter far conoscere, far presentare, diciamo, presentare Sofia a Francesco. E la cosa che mi piace pensare è che non sia un'impossibilità d'amore, ma anzi che a volte, proprio quando gli amori possono sembrare impossibili, forse sono molto più raggiungibili e vicini di quello che pensiamo. E quindi, soprattutto ai giovani, quindi lo vedo un film come che può incoraggiare molto, che insomma è molto da molta vitalità da questo punto di vista. Ecco, questo. E poi ovviamente è stata una bellissima esperienza, perché con Gwendalina si è lavorato benissimo, e poi almeno per quanto mi riguarda ho stretto molto con gli altri attori, sono nate bellissime amicizie, e questo è molto bello quando capita. Io ce l'ho, io lo posso dire. Io dico il divertente, ok? La scena del ballo, la scena del ballo, dove Gwendalina tutto un tratto è diventata coreografa, Pina Bausch. Ho tirato fuori la Raffaella Carrà che è in me da quando ero piccola e ho detto: odora o mai più? E gli ho detto: andiamo. E noi l'abbiamo seguita proprio con molto piacere. E adesso, perché mi ripassi questo microfono? Insomma, facciamo il ballo del microfono. No, ok, invece quella più toccante, ce n'è una filmica, perché è toccante perché il film la rende toccante, ma invece la mia, quella più toccante, è stata quando ho fatto il monologo, quello lì. Della che, mia volta. Sì, esatto. E concludo con: però l'amore è un'altra cosa. Quello è stato un momento molto bello. Sì, è vero. Tu ne hai uno? A parte avermi incontrato? A parte avermi incontrato. Ed esserti sfogliata. Sfogliata. Proprio completamente. Ho provato tutto quello che potevo provare nell'arco di, non lo so, 10 anni. L'ho provato in tutto nella mia prima esperienza. No, faccio Marzullo. Ok. No, appunto, come diceva Mauro, le scene che semmai poi appaiono più toccanti nel film, viverle, c'erano tutte altre emozioni, quindi noi forse non le abbiamo vissute in modo
cioè altre emozioni, imbarazzo, un po' di... Però poi vederle sullo schermo, sì, sono molto toccanti. Sì. Molto. Beh, dalla Casa del Cinema è tutto, un saluto a Fan Week. Mi raccomando, noi siamo Francesco. Noi siamo Francesco.